L'immagine della Madonna, Salus Populi Romani, salvezza del popolo romano, cioè cristiano, è uscita dalla chiesa della Araceli, attraversa quel Campidoglio dove si precisò fin dalle origini la missione universale di Roma. Non sarà notte di tenebre questa che precede il giorno di ogni santi, destinato a diventare anche la grande giornata della Vergine. Tra il cono di fiaccole l'immagine procede verso la Basilica Vaticana. Fu sera e fu mattina. Tutte le campane del mondo oggi hanno chiamato il sole, ma non hanno aspettato l'alba i fedeli affluiti fin dalla notte in piazza San Pietro. Ci sono a Roma per questa data della Chiesa 250.000 pellegrini. Il dogma che sta per essere definito suggella tutte le dottrine che la Chiesa ha insegnato su Maria. Rinnovando ogni giorno il miracolo della Pentecoste, tutte le lingue, tutte le genti hanno inteso la parola della Chiesa, coi cittadini d'ogni nazione e i rappresentanti dei governi. Per quello d'Italia, De Gasperi e Andreotti. È presente anche il ministro degli esteri francese Schumann. Sono le 8:30. Il bianco e viva dei fazzoletti segna l'ora aspettata da tutti i cattolici. L'assunzione in cielo della figlia di Davide, del primo vivente tabernacolo di Cristo in terra, è nella fede ed è nella logica cristiana. In mitria di diamanti, sulla sedia gestatoria, il pontefice. 600 arcivescovi e vescovi sono venuti da ogni parte del mondo. Ricordiamo i due ultimi atti con cui la Chiesa lo ha preparato. All'antivigilia il concistoro, nel quale Pio XII ha annunziato il suo intendimento di definire il dogma dell'assunzione. Alla vigilia il deposito in Vaticano della bolla che tra pochi minuti il Papa leggerà. Chi è arrivato fin qui sulla piazza non vuole perdere il privilegio di vedere. È nella fede della Chiesa che Maria, come è immune dalla corruzione spirituale del peccato, così lo è da quella materiale della morte. Per questo, dopo che il Papa ha ricevuto l'obbedienza dei principi della Chiesa, il cardinale Tisserand leggerà la perorazione con cui si chiede che sia definito il dogma. Pio XII risponderà che desidera ancora essere illuminato dallo Spirito Divino e lo invoca. Veni Creator Spiritus. Per ogni nato di donna è suprema consolazione questa certezza che la madre sia stata immune dallo squalore del sepolcro. Il Papa legge la bolla. Pronunciamus, declaramus et definimus, divinitus revelatum doma est, immaculatem dei parame semper virginem, ex pleto terrestris vite cursu, quisse corpore et anima ad excelestia in gloriam assunta. La Madre di Dio, che è stata assunta alla gloria dei cieli, prega per i suoi devoti. Et benedictio Dei omnipotens, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et magna per sempre. Entrerà nella basilica, dirà messa dall'altare della cattedra. Chiamato dalle squille e dalle preghiere, un volo di colombi. Essi furono per i primi cristiani gli emblemi dello Spirito. Ora sembrano scrivere sull'azzurro il bianco messaggio dello Spirito. È assunta, assunta essa.